Amici di Cusano Italia TV, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la storia, con a spasso nel tempo. Oggi spazio all'Europa, dalle origini ai giorni nostri, dalle origini dall'inizio di quello che è stato poi il processo di integrazione europea fino a oggi. Ne parliamo, il caso di dire in questa circostanza Giochiamo in casa, come a Spasso nel tempo, due professori dell'Università Nicolò Cusano. Cominciamo con un prof che gli amici di Spasso nel tempo e della Storia Oscura su Radio Cusano Campus conoscono bene, il professor Silvio Berardi. Bentornato. Buonasera e grazie dell'invito. Ricordo il professor Silvio Berardi, docente di Storia dell'integrazione europea qui all'Università Nicolò Cusano. Ovviamente professore Ordinario di Storia delle relazioni internazionali. E poi, invece, in questo caso, per quanto riguarda la TV, un gradito esordio, quello del professor Matteo Napolitano. Benvenuto. Buonasera e grazie dell'invito. È docente di Storia contemporanea all'Università Niccolò Cusano. Ovviamente, è inutile sottolineare che anche il professor Berardi è docente di Storia contemporanea e di Storia. Eh, delle istituzioni americane anche, ma oggi ci interessa soprattutto nella veste di docente di storia dell'integrazione europea con la regia di Lorenzo Rocchi. Allora partiamo subito con quella che è la prima foto con data storica importante per cercare di inquadrare il processo di integrazione europea europea. Ecco qua, 1951 nasce la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, quindi gli anni 50, professor Berardi, sono determinanti anche se questo processo era già iniziato con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Esatto, il processo in realtà nasce all'indomani proprio del secondo conflitto mondiale, devo dire anche su impulso degli Stati Uniti, no? non dimentichiamoci eh, che viviamo ormai in un'età di guerra fredda, quindi c'è una bipolarizzazione da un lato appunto gli Stati Uniti e dall'altro l'Unione Sovietica. Eh, appunto, la volontà di Washington è quella di creare un'Europa occidentale coesa, non tanto devo dire politicamente quanto più economicamente, e non è un caso, infatti, che le prime comunità che nascono, la CECA, appunto, l'abbiamo già citata, sia una comunità che cerca in qualche modo di garantire la cooperazione su temi come quelli del carbone e dell'acciaio, unendo appunto due stati che erano stati appunto nemici proprio nel secondo conflitto mondiale, come la Francia e la Germania dell'Ovest. Io ricordo quella che è la definizione che viene data dall'Università, dalla Enciclopedia Treccani, che peraltro abbiamo l'opportunità di consultare grazie alla eh, ricca e fornita biblioteca dell'Università Niccolò Cusano, organizzazione internazionale regionale di integrazione economica e politica sorta dal processo avviato negli anni 50 con l'istituzione, come abbiamo visto e ricordato, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la CECA, ma anche poi della Comunità economica europea, passo successivo, la CE e della Comunità europea dell'energia atomica. Poi arriveremo a questi due trattati. Dicevamo, professor Napolitano, questo processo nasce con la fine della Seconda Guerra Mondiale e il processo della nascita di un'Europa, diciamo così, unita. E va di pari passo anche con quello che poi è eh, l'inizio dell'avventura di, di un nuovo organismo che va a sostituire la società delle nazioni, l'ONU, no? C'è un processo parallelo tra l'ONU e eh, quella che poi sarà la Comunità economica europea? Certo, e ovviamente in ambito eh, internazionale, dopo il 1945, eh, si inizia un processo che parte da domande eh, comuni. Quindi eh, si, ci si inizia ad interrogare sul perché sia fallita la società delle nazioni, su eh, cosa eh, si potesse fare appunto, per, evitare che, eh, sul, eh, per evitare nuove guerre sul, eh, sul territorio eh, europeo. E quindi eh, si eh, inizia ad instaurare un dialogo tra, eh, le, varie, eh, tra le varie potenze, nonostante le eh, criticità. Di questi, eh, di questi primi organismi perché, se per l'ONU sin dall'inizio si può, eh, sostanzialmente sin dalla sua nascita, si inizia a parlare della sua riforma, soprattutto del Consiglio di sicurezza, anche eh, chiaramente le prime comunità eh, europee eh, riscontrano quantomeno determinati problemi eh, istituzionali. Tra tutte, ad esempio, eh, il problema della rappresentanza dei, dei parlamenti e quindi del. Del, Dell'intero impianto istituzionale. Andiamo a, anche a vedere immagini storiche che riguardano i padri fondatori eh, dell'Europa, in riferimento ad Alcide De Gasperi, Adenauer e Schumann. Qui, professor Berardi, li vediamo insieme. No? Eh, è questo il nucleo da cui nasce poi quella che oggi è l'UE? Sì, diciamo che il progetto politico dei padri fondatori è abbastanza diverso rispetto poi alla concretizzazione attuale dell'Unione europea soprattutto ecco, se parliamo di De Gasperi ad esempio, no? c'era una maggiore istanza politica eh, nella, diciamo, nel progetto federalista ed europeista del nostro Presidente del Consiglio, cioè in De Gasperi c'era la chiara volontà di dar vita ad un'Unione europea dove appunto ci fosse la necessità di superare la dimensione dello Stato nazionale, quindi un'integrazione di stampo federale, cosa che di fatto anche oggi ancora non c'è. E soprattutto, altro elemento importante, in De Gasperi c'era anche la volontà di un'integrazione di natura militare, di stampo militare. Ecco, De Gasperi sarà uno dei principali sostenitori del progetto della CED, cioè della Comunità Europea di Difesa. Progetto che, come sappiamo, poi fallirà miseriamente, soprattutto per volontà francese, all'indomani del 1954. Ecco, quindi però c'è da dire che, rispetto al, al progetto dei padri fondatori, poi la costruzione europea nei decenni successivi ha preso strade evidentemente diverse. A proposito di questi progetti federalisti, c'è anche un richiamo al famoso manifesto di Ventotene, no? in tal senso quello di Altiero Spinelli. Quella eh, è un'Europa che poi non è mai nata. No? Esatto, cioè... non era solo sua intenzione, quindi ci sta dicendo che anche i padri fondatori. Avevano questo obiettivo. Esatto, giustissima la citazione del manifesto di Ventotene. Tra l'altro, pur se legati ovviamente a una cultura politica diversa, eh, Spinelli e De Gasperi si stimavano, quindi, comunque sia c'era un legame tra di loro per quanto riguarda anche poi le idee sull'Europa unita. È chiaro che, appunto, poi, soprattutto all'indomani del 1954, eh, il processo di costruzione prende delle strade completamente diverse. Eh, si sceglie una strada funzionalista. Che in qualche modo porta ad abbandonare l'idea di integrare politicamente l'Europa occidentale. Abbiamo, eh, anche se il professor Berardi ha già anticipato questo secondo passaggio, 1952 nasce la CED, la Comunità Europea di Difesa, e quindi abbiamo il secondo cartello che ci ricorda questa. Tappa importante eh, che, però, come ci ha anticipato il professor Berardi, poi eh, fallirà. Eh, quello è il passaggio successivo. Ecco, professor Napolitano, eh, a proposito della CED, eh, questa Comunità Europea di Difesa, ha detto il professor Berardi: fallisce perché la Francia eh, non è d'accordo per questa nuova istituzione, perché si oppose la Francia? Beh, Diciamo innanzitutto che, eh, diciamo che già nel progetto della CED sono eh, nel nucleo eh, tutti i problemi che ancora oggi riscontriamo in Europa, ossia la mancanza e la necessità di formare un esercito europeo, la eh, tensione diciamo, verso eh, un'unione politica. Uh, e non solo appunto di interessi di matrice economica. In ogni caso uh, il uh, progetto della CED, uh, che sarà l'ultima grande battaglia di uh, Alcide De Gasperi, Fa lì eh, perché appunto la, eh, la Francia eh, si oppose principalmente al, ehm, alla ratifica del trattato, ma eh, bisogna considerare anche che nello stesso eh, periodo eh, era, stava cambiando anche il contesto internazionale. Pensiamo ad esempio alla, eh, alla conclusione della guerra di Corea, alla morte di Stalin che eh, aveva aperto un eh, processo che si pensava fosse di riforma anche all'interno dell'Unione Sovietica, quindi stava cambiando eh, oltre appunto, ai problemi strettamente legati al, all'integrazione europea, stava cambiando anche il, i, i processi di eh, dialogo internazionale, si stavano modificando. Intanto alla regia di Lorenzo Rocchi dico che le immagini storiche, diciamo quelle in bianco e nero, oltre a quelle che abbiamo già visto sui padri fondatori, le possiamo trasmettere, sono riunioni di ministri degli esteri in merito ai vari passaggi che poi adesso andremo a sviscerare eh, relativi all'Europa, come si è arrivati fino ad oggi e voglio anche eh, adesso invece approfondire con il professor Berardi questo aspetto che nel tempo l'Unione Europea si è configurata inizialmente quale organismo politico ed economico a carattere sovranazionale e intergovernativo, privo però eh, quello che è oggi rispetto a, alle precedenti tre comunità di una personalità giuridica propria, possiamo dire eh, così, distinta cioè da quella degli stati membri, quella che viene chiamata la personalità internazionale. Qui la chiamo in causa eh, in virtù del fatto che è ordinario di storia anche delle relazioni internazionali. No, allora è chiaro che eh, l'Unione Europea di oggi è una eh, realtà che ancora non può ovviamente considerarsi a tutti gli effetti una realtà federale. C'è una istanza in qualche modo presente, almeno parzialmente, nella società civile europea, che tende evidentemente verso questa dimensione, ma c'è anche, e credo lo vedremo bene poi, eh, tante profonde diciamo, dimensioni di euroscetticismo. L'euroscetticismo è proprio un fenomeno che è sorto a cavallo del nuovo millennio e che tende in quasi in qualche modo a porre in discussione il processo di costruzione politica eh, della UE. Non dimentichiamoci, e qui sto forse anticipando un tema: eh, che all'indomani proprio dei primi anni del nuovo millennio c'è stato anche il fallimento della cosiddetta Costituzione europea, eh, un trattato che evidentemente poi è stato bocciato proprio in due degli stati fondatori dell'allora Comunità economica europea, mi sto riferendo alla Francia e ai Paesi Bassi dove questo trattato eh, per via referendaria appunto è stato bocciato e che in qualche modo ha portato alla mancata ratifica dello stesso trattato quindi questo per dire che cosa? Che l'Unione Europea eh, avrebbe dovuto permettere di realizzare un salto di qualità basata certamente sui famosi tre pilastri ma al tempo stesso appunto manca ancora oggi all'interno della dimensione dell'Unione Europea una istanza politicamente valida atta in qualche modo a dar vita a quelli che Cattaneo già all'indomani della metà dell'Ottocento avrebbe definito istanzialmente a proposito della Francia, per tornare alla CED, ricordiamo questa nascita nel 1952 della Comunità Europea di Difesa, ma poi subito diciamo, progetto abortito. Eh, non era la Francia di De Gaulle quella? No. Anche se poi era. in una seconda fase con De Gaulle ci saranno ulteriori problemi. Sì, non era, la Francia, non era la Francia di De Gaulle, eh, però dobbiamo considerare che è una Francia che vive eh, delle eh, tensioni importanti eh, su un piano internazionale, si era avviato il processo di decolonizzazione, per cui eh, sicuramente non era la, la Francia di De Gaulle eh, che eh, avrà un ruolo internazionale di, eh, grandissimo, di grandissimo rilievo, De Gaulle che non era un anti-europeista. Era un, aveva un approccio fortemente critico, voleva costruire eh, l'Europa delle patrie, l'Europa delle patrie che Uh, quindi diciamo, rigettava in qualche modo un assetto uh, federale, ma non l'intero progetto di uh, integrazione europea. Voleva un'Europa forte e soprattutto che fosse un uh, pilastro indipendente rispetto uh, alle proprie controparti internazionali, spe specialmente eh, rispetto, al, uh, rispetto a Washington, rispetto agli Stati Uniti. Si può dire che la Francia eh, in tema di comunità europea di difesa temeva diciamo, un riarmo della Germania, di quella che in quella fase eh, a livello occidentale era la Repubblica. Tedesca, c'è anche questo sicuramente sì. Era un, uh, un dualismo uh, sempre uh, presente, nonostante rispetto agli anni chiaramente precedenti al conflitto e uh, gli anni del conflitto molti passi avanti erano stati fatti a livello uh, diplomatico. Sicuramente c'è il timore di un, di un uh, riarmo, uh, di un riarmo uh, tedesco, anche se. In uh, questa prospettiva devo dire che uh, probabilmente la potenza che più delle altre si impegna per un'Europa uh, in costruzione e da costruire probabilmente è proprio l'Italia. E non a caso, subito dopo il fallimento della CED, già nel 1955, una importante conferenza, la conferenza per il rilancio, si terrà a Messina sotto uh, gli auspici del ministro uh, Martino. Per cui ecco, l'Italia ha un ruolo importante. Eh, importante nonostante, eh, nonostante eh, le, varie, eh, le varie diatribe eh, interne pre sicuramente presenti. Anche dopo la morte di De Gasperi, che è stato tra i padri fondatori come, come ricordavamo, De Gasperi muore nel 1954, il professor Napolitano fa riferimento al 1955. Arriviamo all'aspetto storico ovviamente principale per quanto riguarda no, la nascita dell'Europa passo importante e qui abbiamo la terza foto, il terzo cartello che ci ricorda un'altra data eh, importantissima, 25 marzo 1957 a Roma, firmati i trattati di Roma per quanto riguarda la CE e l'Euratom, professor Berardi. Tra l'altro in questo caso possiamo anche vedere immagini bellissime della città eterna che ospitò quell'evento storico. Sì, eh, come diceva appunto il professor Napolitano, nel 1955 c'è questo rilancio, si capisce però ormai che... La proiezione comunitaria è una proiezione funzionalista, cioè per obiettivi, si accantona, eh, sia pur momentaneamente, anche se poi momentaneamente non sarà, eh, il progetto politico-militare e si punta ad una integrazione di natura economica e commerciale, si punta eh, alla necessità di creare un mercato unico europeo, eh, si punta a creare un mercato con l'abolizione dei dazi appunto eh, tra gli stati aderenti a questa iniziativa che ricordo sono sempre gli stessi sei stati che hanno dato vita anche alla CECA, quindi ovviamente la Francia, l'Italia, la Repubblica Federale Tedesca e i tre paesi del Benelux, Belgio, eh, Lussemburgo e Paesi Bassi e al tempo stesso attraverso l'Euratom si cerca anche di stimolare la ricerca nel campo dell'energia atomica, utilizzata ovviamente però non più a scopi militari come drammaticamente la Seconda Guerra Mondiale ci ha mostrato, ma utilizzata evidentemente per scopi civili. Ecco è questo un po' il progetto che viene rilanciato nel 1957 ed è poi il progetto che eh, tutto sommato vedrà già all'indomani eh, degli anni 60 una volontà anche da parte proprio del Regno Unito fino a questo momento estraneo al processo di costruzione di entrare, ecco, le richieste del Regno Unito già all'indomani degli anni 60 di entrare appunto all'interno della Comunità Economica Europea, richieste che verranno però eh, costantemente, eh, diciamo così, eh, respinte, eh, soprattutto per volere della Francia di De Gaulle. E qui appunto torniamo a De Gaulle, come avevo anticipato eh, resistenze francesi di una Francia eh, gollista. 25 marzo 2007, ora abbiamo un contributo da farvi vedere e ascoltare perché in quell'occasione eh, furono festeggiati, celebrati 50 anni, l'Unione Europea però non è ancora sicura in quel periodo di cosa vuole essere a lungo termine la comunità economica europea di sei nazioni creata dal trattato di Roma dai trattati di Roma come abbiamo ricordato il 25 marzo 1957, è cresciuta, sì, senza un progetto di architetto in un'unione tentacolare di 27 nazioni che copre la maggior parte del continente ed è il più grande blocco commerciale del mondo, ma si teme che le sue dimensioni eh, abbiano reso ingombrante tutto questo e le divisioni l'abbiano resa questa Europa inefficace. Il 19 marzo del 2007, in una conferenza stampa, l'allora premier italiano Romano Prodi disse: C'è la forte sensazione che la paralisi degli ultimi due anni stia danneggiando gravemente il nostro ruolo nel mondo. Allora, ascoltiamo cosa disse Prodi e poi commentiamo con i nostri ospiti. Vediamo. Abbiamo ancora alcuni paesi che. Eh, stanno approfondendo il loro dibattito interno, ma soprattutto nei più grandi paesi, nei paesi che hanno avuto responsabilità nella storia europea, il senso che la paralisi degli ultimi due anni stia gravemente danneggiando il nostro ruolo nel mondo è una sensazione che si diffonde in tutta l'opinione pubblica. e soprattutto nella politica estera ci si è resi conto, e questo è arrivato a livello popolare, ci si è resi conto che la mancanza di una presenza europea è stato un danno oggettivo per la pace. Presidente, lei ha detto... Adesso è necessario riprendere questo dialogo in modo da costruire insieme un documento che sarà il punto di riferimento del quasi mezzo miliardo di cittadini europei. Noi siamo 485 milioni dopo l'allargamento, siamo la più grande struttura economica del mondo e abbiamo una grande responsabilità per il futuro della politica e dell'economia mondiale. Finora non l'abbiamo potuto esercitare a sufficienza a causa delle nostre divisioni. Adesso comincia un periodo in cui l'Europa dovrà inserirsi in modo organico e stabile fra i leader della politica e dell'economia mondiale. Grazie. Così l'allora premier italiano Romano Prodi, 19 marzo del 2007, in conferenza stampa, ovviamente 2007, anche qui eh, parliamo dell'anniversario rotondo a proposito dei 50 anni del primo nucleo europeo e di cui abbiamo già parlato. Volevo sentire. Su questo intervento di Prodi, i due ospiti, professor Napolitano, rispetto a quanto detto da Prodi, abbiamo fatto dei passi avanti, era il 2007, siamo nel 2022, oppure no? Eh, I problemi in realtà sono rimasti, sicuramente sono stati fatti dei, ehm, dei passi avanti, nel 2007 eravamo, e l'ho detto molto bene, eh, sicuramente meglio di me Prodi, eravamo appena... Ehm, appena arrivati al grande allargamento del, del 2004, eh, quindi c'era eh, un clima diciamo, sicuramente di eh, entusiasmo a livello europeo nonostante eh, i fallimenti e le grandi tensioni internazionali dell'inizio degli anni 2000. Si usciva dai Balcani, si usciva... Eh, o meglio si usciva, eh, si era nel pieno delle crisi afghane e eh, irachene e non a caso eh, Prodi ha parlato di una mancanza di presenza europea in politica estera, che è un problema eh, tuttora, eh, tuttora presente. Quindi sono stati fatti sicuramente dei passi avanti da, um, da quel punto nonostante le, eh, nonostante le diverse crisi che l'Europa ha attraversato e sta attraversando. Ecco, eh, facevo riferimento prima nel lanciare proprio questo intervento di Prodi all'allargamento eh, dell'Europa a 27, queste enormi dimensioni per molti hanno reso l'Europa ingombrante e soprattutto inefficace a causa delle divisioni. È un po' così, è stato così come stiamo messi oggi, professor Berardi, rispetto a quel 2007. Ma eh, più che alle dimensioni, secondo me la grave problematica oggi dell'Unione Europea è giustamente lo diceva già Prodi nel 2007, la mancanza di una politica estera comune, Cioè ogni Stato dell'Unione Europea porta avanti eh, diciamo una politica estera eh, nazionale, oserei dire, cioè legata ai propri interessi e questo evidentemente si eh, rispecchia poi nella mancanza di unità di intenti, no? se andiamo a guardare le grandi crisi internazionali non da ultima e me quella che attualmente riguarda la dimensione Ucraina, è ovvio che l'Europa, l'Unione Europea è un soggetto debole, un soggetto marginale, perché non ha una voce forte, non ha una voce comune eh, che in qualche modo può essere espressa e l'altra grande debolezza è la mancanza anche di un'autonomia strategica, la mancanza di un esercito europeo che fa in qualche modo dell'Europa un soggetto evidentemente molto molto marginale nello scenario di politica estera internazionale. Ecco, abbiamo qui da proporre un altro passaggio storico importante a proposito del 1979. Possiamo vedere la prossima data, il prossimo cartello, prime elezioni europee. Nel 1979, peraltro, poi si è sempre detto a livello di politica interna che le elezioni europee sono qualcosa di diverso rispetto alle reali intenzioni. Poi di voto, di orientamento dei cittadini di ogni nazione, nell'Italia che ci interessa da vicino in maniera particolare. Ecco, mh, fu importante questo passaggio, unificò in qualche modo, aiutò ad unificare di più. Beh, aiutava a far conoscere l'Europa ai cittadini di quegli Stati che appunto eh, erano parte di un progetto forse in modo inconsapevole. Eh, il Parlamento europeo, giustamente è stato adesso ricordato, viene per la prima volta reso eh, elegibile nel 1979. Si cerca in qualche modo di democratizzare le istituzioni comunitarie e soprattutto di avvicinare i cittadini degli Stati membri al progetto comunitario. Eh, si diceva no, che il problema dopo l'unità... Italiane, dal fare gli italiani, il problema non solo negli anni 70, ma direi anche oggi, è fare gli europei, cioè il fatto stesso di un comune sentire no? di origine vichiana in cui valori, tradizioni e usanze esistono in comune, ma forse non vengono avvertiti, percepiti così dai nostri cittadini europei. Ecco, professor Napolitano, eh, 1979: gli italiani vanno alle urne per la prima volta per eleggere il Parlamento europeo sono passati più di 40 anni eh, diceva il professor Berardi no? in tal senso prima bisognava fare gli italiani ora bisogna fare gli europei eh, quanto è cambiato da quel 79 sono più di 40 anni però mi sembra che da parte della popolazione non ci sia tutto questo europeismo convinto no? sì mi riallaccio ovviamente a quanto detto dal professor Berardi nel senso uh nel senso che molto spesso mh, appunto, questo tentativo di democratizzare le istituzioni eh, europee si è poi tradotto su di un piano eh, elettorale in una competizione che ha eh, in realtà dei risvolti maggiormente nazionali che eh, una dimensione effettivamente europea. In più non possiamo non, non ricordare il fatto che l'organizzazione delle prime elezioni europee nel 79 fu una vera e propria conquista molto molto faticosa, è stata ricostruita storiograficamente, soprattutto da Daniele Pasquinucci in alcuni, in alcuni lavori molto molto eh, importanti che danno proprio questo senso di, di una prospettiva. È un traguardo importante che si è accompagnato anche ad altre, eh, anche ad altre questioni molto molto importanti, come ad esempio eh, quella non secondaria dei, ehm, dei partiti europei. Ad esempio. Eh, e quindi ecco, il pericolo sempre in, eh, in agguato è che la competizione eh, elettorale per le eh, europee vada poi a tradursi eh, in una competizione che in realtà rispecchia più degli equilibri nazionali che sovranazionali. È un po' quello che appunto dicevo proprio nel farvi le, le domande, no? perché poi eh, inizialmente ancora oggi è così, si dice sempre che le elezioni europee sono un po' come le amministrative, no? eh, in cui c'è un orientamento politico di, ideologico anche in quella fase, soprattutto ideologico, diverso da quello che poi è l'esito no? delle elezioni politiche. Posso pensare a quelle del 1984, quando morì Enrico Berlinguer, quella fu la seconda volta che si votò per l'Europa e ci fu ovviamente un voto anche... Se vogliamo, uh, spinto dal sentimento che era morto Berlinguer col sorpasso del Partito Comunista sulla DC, però poi le successive elezioni riportarono le cose a come stavano prima. Quindi ha ragione il professor Napolitano a dire poi alla fine vediamo queste elezioni solo per quanto ci riguarda, no? non a livello europeo. Esatto, cioè sono, sono, sono anch'io d'accordo. Proprio per questo motivo che è stato giustamente detto dal professor Napolitano, cioè che in realtà. I partiti nazionali hanno una politica nazionale e in questa proiezione in qualche modo le questioni europee, oddio rispetto agli anni 80 qualche passo in avanti è stato fatto anche dai partiti nazionali. Ma la tendenza è quella a prediligere in qualche modo le questioni di caratura nazionale, ciò che avviene all'interno delle proprie mura domestiche, piuttosto che realizzare programmi, agende politiche che abbiano una vera e propria prospettiva europea. Anzi, paradossalmente. L'Europa, soprattutto anche, parlo del nostro Paese, viene vista una, come una sorta di capro espiatorio da molte forze nazionali, cioè come una sorta di eh, come dire, eh, responsabile del mancato raggiungimento di determinati obiettivi sul fronte nazionale. Ecco, quindi in questo senso l'anti-europeismo, eh, se vogliamo, ha contraddistinto anche sul fronte nazionale l'attività di, no di numerose forze politiche anche degli ultimi anni. E intanto avete visto altre immagini storiche, eh, qui eh, chiudiamo il primo capitolo di questa puntata di A Spasso nel Tempo, ma eh, restate sintonizzati sul 264 del Digitale Terrestre su Cusano Italia TV perché tra poco torniamo, ripartiremo dagli accordi di Schengen, ma eh, così come abbiamo fatto in questo primo capitolo faremo una sorta di ping pong tra l'inizio di tutto della Processo di integrazione europea e quella che è la situazione poi a noi, per così dire, più contemporanea. A tra poco. Ben ritrovati da Fabio Camillacci, Questo è il secondo capitolo di Aspasso nel tempo. Il titolo ovviamente resta lo stesso: Europa dalle origini a oggi. Eh, abbiamo naturalmente in studio. Sia il professor Silvio Berardi, docente di storia dell'integrazione europea qui all'Università Niccolò Cusano, dove è anche ordinario di storia delle relazioni internazionali, e è ancora con noi anche il professor Matteo Napolitano, docente di storia contemporanea all'Università Niccolò Cusano. Ripartirei proprio dal professor Napolitano, però prima di andare al prossimo cartello. Eh, tornando alle origini dell'Europa, no? abbiamo parlato di tante resistenze della Francia, prima per la CED, poi, poi vedremo per un altro eh, passaggio con eh, la Francia di De Gaulle. Eppure il 9 maggio 1950, questa viene considerata una data storicamente certa, l'allora ministro degli esteri francese Schuman presentò il piano, da lui elaborato insieme a Monet, per la creazione di quella che poi... L'anno successivo, e ne abbiamo già parlato, fu la nascita della CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Quindi Francia ispiratrice. La Francia è un, un paese fondamentale per, per, per l'Europa, lo era già da prima del processo di integrazione europea, è sempre stato un paese assolutamente fondamentale e la data del 9 maggio 1950 è eh, una data... Eh, importantissima per il processo di eh, integrazione che sottolinea appunto il ruolo eh, sia di Schumann, che peraltro ha una storia personale molto molto particolare, sia, di, eh, sia appunto del ricordato eh, Jean Monnet. E eh, altra, eh, altro dato da, da rimarcare legato proprio al 9 maggio, eh, non possiamo dimenticare che proprio in quella data, ancora oggi, si festeggia la Festa dell'Europa. Quindi, da un passo sostanzialmente eh, francese, in realtà poi è un passo celebrato da tutti eh, gli europei che guardano con favore al processo di integrazione. Aggiungiamo che Schuman illustrò il tutto con una dichiarazione che rappresentava il programma base dell'integrazione politica europea e diceva, proclamava che l'Europa non potrà farsi in una volta sola, né sarà costruita tutta insieme, essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto e da qui no, le dispute tra federalisti e gli altri, professor Berardi. Sì, non dimentichiamoci che ancora prima degli anni 50 c'è un importantissimo congresso, il famoso congresso dell'AIA. No? che ebbe un ruolo importante proprio per un confronto tra le varie appunto, teorie anche europeiste, dei grandi anche politici, intellettuali, statisti del nostro continente. Giustamente prima ricordavamo che De Gaulle no, non fu certamente un anti-europeista, De Gaulle fu certamente un politico nazionalista francese che aveva un'idea diversa d'Europa. Per lui l'Europa era l'Europa delle patrie, cioè un'Europa dove il principio di sovranità nazionale non doveva essere messo in discussione. È questa un'idea d'Europa che tra l'altro ancora oggi ispira moltissime forze politiche del nostro continente. Eh, proprio perché appunto c'è in questa diciamo, versione della, del, diciamo, di costruzione europea l'idea che comunque il principio della sovranità nazionale debba essere un caposaldo sulla, su cui edificare appunto, la diciamo, costruzione. Comunitaria. Intanto ricordo cambio della guardia in cabina di regia, ringrazio Lorenzo Rocchi. Ora saluto l'arrivo di Valentina Piccolo insieme a Samuel Maiolatesi. E proprio Valentina Piccolo, prima vi ha mostrato immagini eh, dalle quali poi, dalla quale conferenza stampa abbiamo estrapolato quella clip di Romano Prodi che vi abbiamo proposto nel primo capitolo, ovvero il cinquantenario eh, dei trattati. Di Roma. E allora, altra tappa importante da ricordare, e qui abbiamo un altro cartello con un'altra data, 1985, possiamo vedere gli accordi di Schengen. E magari, professor Berardi, in tanti non sanno che di fatto gli accordi di Schengen sono di quell'anno, del 1985, magari pensano siano più recenti, però nascono lì. No, gli anni 80 sono anni importantissimi per il rilancio proprio di costruzione europea, ecco, Schengen è sicuramente un passaggio significativo, ma poi c'è anche l'atto unico europeo che è un, diciamo, un altro importante viatico nel processo di costruzione. Come vedete tempestivamente la regia ha già pronto il cartello relativo all'86, l'atto unico europeo. Diceva... E tra l'altro no, sull'atto unico europeo voglio mettere in evidenza il contributo ancora fondamentale del nostro paese, dell'Italia, non dimentichiamoci che per il processo che poi porterà alla firma dell'atto unico europeo un ruolo importantissimo ce lo avrà Bettino Craxi. Eh, anche egli convinto europeista, anche egli convinto sostenitore del processo di costruzione non soltanto economica e commerciale, ma anche eh, politico dell'Europa. E negli anni Ottanta, oltre a Craxi vorrei citare anche Giulio Andreotti, cioè noi abbiamo avuto anche appunto appartenenti a partiti a culture politiche differenti, delle grandi personalità, dei grandi statisti che hanno eh, veramente creduto nel rilancio di un progetto non solo economico e commerciale, ma ripeto, soprattutto politico. Ecco, gli anni Ottanta eh, sono proprio questo. Sono eh, la testimonianza del rilancio del progetto politico. Un progetto politico che appunto poi porterà, sotto certi punti di vista, anche a risultati concreti, come eh, la firma del trattato di Maastricht negli anni 90. Sebbene appunto poi eh, quel sogno diciamo, di un'integrazione politica che ripeto, gli anni 80, portano con sé, tendenzialmente eh, fallirà appunto all'indomani degli anni 90. Intanto abbiamo visto un antipasto, possiamo dire così, di, di quello, quelle che sono le immagini storiche. Del 92, del trattato di Maastricht, poi ci arriviamo. Volevo fare un piccolo passo indietro e tornare a una grave crisi dell'Europa col professor Napolitano, parlando ancora di Francia. Il 1 luglio 1965, la Francia ritira i suoi rappresentanti dai lavori del Consiglio, mettendo in atto la cosiddetta politica della sedia vuota e, e lì c'è De Gaulle al potere, era tornato al Potere De Gaulle dopo la crisi d'Algeria del 58, cosa fu questa politica della sedia vuota? Ma sostanzialmente la eh, politica della uh, sedia vuota eh, rientrò nella, uh, nella prospettiva appunto che abbiamo già richiamato, uh, in, merito a, uh, in merito a De Gaulle, che uh, non voleva che uh, venissero mortificate. Eh, in qualche modo le eh, prerogative sovrane delle varie eh, nazioni europee. In più c'erano anche tutta un'altra serie di eh, problematiche legate alle eh, diverse politiche che erano state portate avanti nel, eh, nel tempo, non solo quella legata al veto inglese, ma eh, anche alcuni, alcune problematiche legate, alla, eh, per dirne una, alla politica agricola. Comune, ehm, nella quale la Francia avrà un, un ruolo ecco, altrettanto importante tornando al ruolo francese. In ogni caso, ecco, la politica della sedia vuota eh, è, una, eh, è uno strumento di cui eh, De Gaulle eh, si serve per poter eh, mettere pressione, possiamo dire così, sulle, eh, sulle istituzioni. Intanto abbiamo queste immagini con Colui che all'epoca era ministro degli esteri, Aldo Moro, a proposito di riunioni storiche di ministri degli esteri. Eh, professor Berardi, a proposito poi di quello che è stato un altro tema di cui si è dibattuto e discusso molto, no? la Brexit, ecco, ricordiamo che a partire dai primi anni 70, a proposito di integrazione europea, si registrano avvenimenti significativi come l'ampliamento della comunità economica europea che passò da 6 a 12 Stati. E in quella fase entra anche la Gran Bretagna. Sì, diciamo negli anni 70. Negli anni 70, eh? negli anni 70 abbiamo appunto eh, il primo importante allargamento. Ma no, questo per dire certo. che molti pensano che la Gran Bretagna sia eh, diciamo così, un, stata un pilastro eh, dell'Europa. Dell in realtà è entrata. Con grande ritardo. Entra negli anni 70 anche perché come accennavamo prima, fino a che il presidente francese De Gaulle c'è un veto di fatto veto. per l'ingresso del Regno Unito nella, nella dimensione comunitaria, anche perché De Gaulle teme una proiezione eccessivamente atlantista no, del Regno Unito e questo ovviamente è il motivo principale che evidentemente blocca poi l'ingresso britannico nella Comunità Economica Europea. Negli anni 70 non c'è più De Gaulle e quindi anche l'Italia, devo dire, è assolutamente favorevole all'allargamento eh, al, al Regno Unito. Negli anni 70 abbiamo il primo importante allargamento, oltre al Regno Unito entrerà anche eh, l'Irlanda eh, e la Danimarca. Eh, la Norvegia eh, no, invece, perché ci sarà poi un referendum interno, appunto, a Oslo, al appunto, il governo di Oslo, in cui la collettività locale boccerà questa scelta. Quindi questo primo allargamento porterà da 6 a 9, poi certo da 9 arriveremo a 12 tra la fine degli anni 70 e i metà degli anni 80, con l'ingresso eh, dei paesi mediterranei, quindi appunto che, che all'indomani di un processo di democratizzazione della vita politica di questi paesi. Mi riferisco alla Spagna, al Portogallo e alla Grecia, che appunto all'indomani eh, di una democratizzazione. Della loro vita politica interna e dopo una, la, la cosiddetta interiorizzazione del cosiddetto acquis comunitario potranno eh, appunto completare il loro processo di adesione alla CE. Ecco, torniamo al cartello eh, relativo alla 1986, alla firma dell'atto unico europeo, ha già introdotto il discorso il professor Berardi, però col professor Napolitano volevo inquadrare bene il discorso legato all'atto unico europeo e questa eh, magari. Può essere sottovalutata come tappa, invece è una tappa molto importante. Una tappa molto importante perché, eh, come abbiamo detto, appunto, negli anni 80 eh, c'è questo tentativo di riprendere un discorso, uh, un discorso politico che è rimasto... Un po' un, eh, un sogno di eh, coloro che si sono occupati di eh, costruire, eh, costruire l'Europa e effettivamente eh, dobbiamo dire che eh, l'Europa. Della mia generazione, cioè l'Europa che ancora oggi conosce la mia generazione. È l'Europa nata esattamente da quegli anni: l'Europa di Schengen, l'Europa dell'atto unico, della libertà, delle varie libertà, non più legate soltanto appunto a tematiche commerciali, ma è un'Europa che cerca effettivamente di ampliare la sua base di eh, riferimento, pensiamo ai vantaggi che eh, Schengen ha portato ad esempio per la cooperazione a livello universitario, ha portato cioè. moltissimi giovani in tutta, eh, in tutta Europa, quindi gli anni 80 sono anni importantissimi per l'Europa che ancora oggi sperimentiamo, che ancora oggi conosciamo. Abbiamo parlato del Regno Unito, professor Berardi, abbiamo detto entra negli anni 70. Eh, nell'Europa, ma eh, possiamo dire che la Gran Bretagna tra le altre comunque è stata ispiratrice del progetto di integrazione di unificazione dell'Europa dall'inizio, diciamo sulla fine della Seconda Guerra Mondiale, per contrapporsi probabilmente ai due blocchi Diciamo che allora... Per rafforzare il nucleo dell'Europa, mettere diciamo. diciamo che senza dubbio, ecco, anche qui, un altro luogo comune da sfatare, eh, Winston Churchill, no? in discorso protagonista inglese del Secondo Conflitto Mondiale, era certamente a favore di un processo di integrazione europea. Che non era il processo di integrazione politica dell'Europa così come i federalisti lo volevano. Anche eh, qui Churchill era a favore più di un progetto, se vogliamo, confederale, cioè dove il principio della sovranità nazionale non fosse messo in discussione. Però, ecco, affermare, asserire che Churchill fosse un anti-europeista è, a mio modo di vedere, eh, interpretare in modo eh, evidentemente sbagliato la stessa opera del, eh, premier, del premier britannico. Ripeto, eh, buona parte... Appunto degli inglesi non erano a favore eh, all'indomani anche del secondo conflitto mondiale di una scelta federalista, di un'integrazione politica, ma certamente di una cooperazione a livello economico e commerciale. Certamente sì, non è un caso che appunto poi negli anni 60 eh, la, la Gran Bretagna e il Regno Unito chiederà apertamente di inserirsi all'interno della dimensione comunitaria. E non è un caso, probabilmente questo per ricordare anche da altre tappe importanti che riguardano la Gran Bretagna e Winston Churchill. No? il leone britannico che vince la seconda guerra mondiale, che però perde le elezioni del luglio del 1945 e vincono i laburisti, evidentemente contrari all'integrazione, alla nascita di un'Europa unita, poi torna al potere Churchill e non a caso poi dagli anni 60 riprende questo processo. Può essere un collegamento questo, visto che poi torna... Eh, primo ministro da conservatore. Diciamo che nel secondo dopoguerra in Gran Bretagna c'è anche un tentativo di dare discontinuità a colui il quale aveva in comunque portato eh, il Regno Unito in guerra, no, cioè Winston C'era voglia di pace. C'era voglia di pace, ah. di voltare pagina. Si associava pur l'immagine vittoriosa di Churchill ad una immagine molto complessa, drammatica della storia inglese, la, la guerra mondiale, evidentemente. Anche lui, era. lui diciamo non nascondeva eh, tentativi anche di attaccare i comunisti, l'Unione Sovietica. Diciamo che con Atli c'è appunto, con i laboristi c'è in qualche modo la volontà di girare pagina, di occuparsi sì. soprattutto anche di problemi come quelli di natura previdenziale, di sviluppo industriale. No? Eh, ovviamente i laboristi per loro formazione sono più in qualche modo inclini e hanno provato in qualche modo a garantire una maggiore eh, benessere delle classi meno ambienti, degli operai. Non dimentichiamoci la, la difficile riconversione industriale non solo in Gran Bretagna ma un po' in tutta l'Europa occidentale nel Secondo Dopoguerra e in questo senso gli aiuti. Del piano Marshall, fondamentali anche per lo sviluppo britannico. Però poi, certo, Churchill ritorna negli anni '50 prepotentemente a essere una figura di riferimento eh, nella, politica, nella politica britannica e certamente anche con Churchill abbiamo una iniezione di europeismo nella politica eh, del Regno Unito. L'avevamo già intravista, eh, quest'altra tappa, quest'altra data, la possiamo vedere nuovamente, 1992, la firma del trattato di Maastricht, ecco professor Napolitano, lì prende origine l'Unione Europea così come oggi sì, dice, questo è l'atto di nascita eh, formale del, dell'Unione dell Europea eh, ed è un passo eh, dovuto è un passo dovuto poiché il mondo è eh, rimasto sostanzialmente sconvolto dal crollo definitivo del, dell'impero sovietico per cui eh, anche gli europei iniziano a chiedersi eh, come poter eh, rifondare eh, un progetto eh, senza lasciare indietro quei paesi che eh, uscivano dall'esperienza eh, ormai molto molto lunga di, eh, satelliti, eh, di satelliti sovietici, non a caso appunto con... Ehm, con la firma del Trattato di Maastricht, oltre ai tanto discussi parametri di, eh, di Maastricht sono rimasti sul tavolo e ancora oggi sono sul tavolo, eh, ci si inizia però ad interrogare eh, e seriamente su, eh, sui valori e quindi a intraprendere un, eh, un percorso di superamento effettivo anche in Europa delle divisioni portate dalla Guerra Fredda. E Valentina Piccolo ci ha mostrato immagini legate proprio al trattato di Maastricht, abbiamo riconosciuto, almeno io ho riconosciuto Jacques Delors, a proposito di personaggi <coughs> famosi dell'epoca, diceva bene il professor Napolitano, il crollo poi del muro di Berlino, il crollo, eh, la fine della guerra fredda, del mondo diviso in blocchi contrapposti, il blocco atlantico a guida Washington e il blocco eh, dell'Europa orientale a guida Mosca, eh, finisce questa... Eh, guerra fredda, questo mondo così come lo conoscevamo, poi c'è anche l'implosione della Jugoslavia con le guerre balcaniche e tanti paesi dell'est che chiedono l'adesione all'Europa, con i parametri però di cui parlava il professor Napolitano da rispettare. Assolutamente non è un caso poi che l'allargamento, al di là di quello che avviene all'indomani del 94, ma lì sono paesi che già avevano conosciuto la democrazia, mi riferisco all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia. Ma l'allargamento poi ai paesi dell'est è un allargamento che avremo solamente dopo i primi anni del nuovo millennio, perché eh, certamente la caduta del muro di Berlino eh, pone la fine della guerra fredda, ma c'è bisogno di un lento cammino di democratizzazione per tutti i paesi che erano precedentemente sottoposti al gioco sovietico. Dunque, una lenta e graduale acquisizione dell'acquis comunitaria. Delle lunghe trattative che poi porteranno, ripeto, solamente nel nuovo millennio, questo eh, grandissimo allargamento che in qualche modo eh, ha evidentemente eh, ampliato e di molto i confini eh, dell'attuale eh, Unione Europea. Valentina Piccolo eh, sembra che mi abbia letto nel pensiero perché ha inquadrato Helmut Kohl, cancelliere tedesco dell'allora Repubblica Federale Tedesca, professor Napolitano. C'è da considerare poi che la Germania. Eh, si riunifica, si riunisce come era una volta no? rispetto alla Germania Est e alla Germania Ovest e anche questo è un passaggio importante. Certo, parliamo di un altro attore ovviamente fondamentale, soprattutto, eh, soprattutto a, livello, a livello economico, che ha una storia ben nota e molto, molto particolare, è un paese che, eh, mi piace dire, riesce sempre a rinascere dalle proprie ceneri, è una sorta di uh, fenice, lo ha fatto dopo la fine della prima guerra mondiale, lo ha fatto dopo la, uh, dopo la seconda guerra mondiale e il 90 è un'altra tappa importante della storia tedesca che va a riunificare due uh, realtà, uh, due realtà uh, lacerate dal, uh, dal bipolarismo e prima ancora dalla, dalla guerra, nonostante appunto uh, non si possa eh, diciamo sorvolare sul ruolo che eh, la Repubblica Federale ha avuto nell'arco dell'intero processo di integrazione europea. Richiamavamo prima gli anni 70, eh, ad esempio eh, gli anni 70 non sono soltanto gli anni dell'ingresso. Della, diciamo, della fine del veto nei confronti degli inglesi, ma il dialogo franco-tedesco mm. permette di raggiungere un altro importante risultato a livello, a livello economico, mi riferisco al sistema monetario europeo che nasce sostanzialmente sul, sul dialogo tra Parigi e, eh, tra Parigi e Bonn. E qua allora tempo. possiamo vedere anche eh, l'ultimo cartello, anche se poi ci sono ovviamente state tante altre tappe intermedie sono tante, non possiamo eh, inserirle tutte, però 2002 12 paesi dell'Unione Europea adottano l'euro, quell'euro che già dal 99, se non ricordo male, esisteva. Era, poi prima ancora c'era l'EQ. Sì, eh. esatto, ecco, questo è un tema appunto su cui abbiamo un po'... Uh, evidentemente non ci siamo soffermati, ma è un tema molto importante perché negli anni '70, eh, come viene rilanciato sia pure embrionalmente un processo di eh, democratizzazione delle istituzioni comunitarie, c'è cioè anche proprio il lancio eh, di un progetto monetario che poi eh, porterà alla nascita. Eh, prima del serpente e poi del sistema monetario europeo, e poi appunto non dimentichiamoci che eh, con l'atto unico europeo e poi con Maastricht ci sono tutte tappe che abbiamo già visto, dove però l'elemento dell'integrazione monetaria viene considerato un elemento assolutamente evidente proprio per cercare di eh, rendere maggiormente coese le economie dei paesi eh, del, del, dell'Unione Europea. Un progetto però, come giustamente è stato ricordato, al quale non aderiscono tutti i paesi membri dell'UE. Ed è un progetto che tra l'altro ha dato vita anche in Italia eh, a una serie eh, diciamo, di vibranti discussioni sulla, ancora oggi, ancora oggi sulle possibili eh, positività o negatività ecco, della adesione del nostro paese appunto, al, al, progetto di, eh, al progetto euro. Insomma. E prima ho detto c'era le eh, European Scaners Unit, poi è diventata Euro. C'è una tappa, non l'ho inserita come cartello però è una tappa da ricordare 13 dicembre 2007 viene adottato a Lisbona il trattato di riforma cosa ha comportato? ha modificato il trattato dell'UE e il trattato istitutivo della comunità europea esatto, sì e eh, diciamo che una delle critiche principali che viene fatta al trattato di, eh, di Lisbona è quella di aver in qualche modo tentato di riprendere un discorso costituzionale senza però uh, avere una, la vocazione di una, vera, di una vera Costituzione in qualche modo. Però anche in quel caso, uh, lo abbiamo uh, più volte ricordato, il grande allargamento del 2004 eh, chiaramente aveva, eh, aveva avviato un processo di, ehm, di ripensamento delle, eh, delle, della, struttura eh, della struttura istituzionale europea e ehm, soprattutto del ruolo sia del Parlamento, della Commissione e anche dei dei consigli su cui spesso si fa molta confusione, tra il consiglio dei capi di stato e di governo, il consiglio dei ministri Beh. e il consiglio d'Europa che invece è una realtà, un'organizzazione internazionale assolutamente che non fa parte delle istituzioni europee. Per cui ehm, c'è ecco, un globale ripensamento del, del processo di eh, integrazione alla luce dei cambiamenti del, eh, del nuovo millennio. Non abbiamo parlato eh, di quello eh, a quale stava facendo riferimento il professor Napolitano, cioè gli organi, eh, gli organismi che riguardano l'Europa a livello istituzionale, anche perché è eh, abbastanza eh, diciamo così, tecnico da, da capire, ma soprattutto non è eh, importantissimo, è importante ma a livello storico ci siamo più soffermati su passaggi fondamentali e ora visto che siamo Praticamente in chiusura, possiamo andare allo spazio dedicato ai libri da consigliare. E ci siamo eh, così consigliati, soprattutto hanno fatto i due prof che sono qui in studio da comitato scientifico. Ecco, possiamo vedere il primo libro con Valentina, eccolo, è questo professore di Guido Levi e Daniele Pedra, Preda, edizioni Il Mulino. Ma eh, il titolo può ingannare, è in inglese? Il libro è in inglese, sì, sì, il libro in è inglese c'è anche una versione in italiano per sapere eh, per comunicarlo. Probabilmente, in realtà, ci in, in, realtà no. eh. di, in realtà credo di no. Vi eh. dico la vita. Però, però, però è uno che avete indicato sì, entrambi sì. per conoscere meglio la storia dell'Europa, ma anche l'euroscetticismo. Esatto, che è un fenomeno molto interessante. L'abbiamo accennato. No? Che nasce soprattutto nel nuovo millennio. L'euroscetticismo non è da confondere con l'anti-europeismo, sono due cose diverse, o meglio, l'euroscetticismo può essere, può dar vita anche a forme di anti-europeismo, ma l'euroscetticismo di solito è una, eh, appunto come dice la stessa parola, è una forma di scetticità eh, nei riguardi di un determinato progetto europeo, che è evidentemente l'attuale progetto eh, dell'Unione Europea. E è molto interessante questo volume, a mio modesto avviso, perché ricostruisce molti movimenti euroscettici e la loro come dire, storia all'indomani appunto del nuovo millennio. Altro libro che consigliamo, grazie ai nostri professori, Prove di politica estera, la cooperazione politica europea, l'atto unico europeo e la fine della guerra fredda. Eh, di Maria Eleonora Guasconi per Mondadori Editore. Questo ha eh, più ampio raggio, possiamo dire. Questo è in italiano, tra l'altro. Questo è in italiano e, soprattutto, è, è a 360 gradi: politica estera già. Diciamo, Prove di politica estera, dice tutto il titolo. Sì, tra l'altro, qua si vedono anche proprio le origini della, della CPIE già negli anni 70, quindi è un libro molto importante perché ricostruisce proprio eh, a livello anche embrionale i primi passi difficili, complessi del processo di costruzione di una politica estera, arrivando evidentemente ultimi, agli ultimi step, agli ultimi passaggi, che ancora abbiamo già detto, credo, eh, abbastanza chiaramente in questa nostra chiacchierata. Ancora oggi non si può parlare di una politica estera effettiva da parte dell'Unione Europea, ma di tentativi, diciamo, di progetti finalizzati proprio alla realizzazione di una politica estera. E questo è il secondo libro che consigliamo per la rubrica Il libro e la storia. Il terzo libro riguarda un autore che è stato citato prima dal professor Napolitano. Contro l'Europa, i diversi scetticismi verso l'integrazione europea di Daniele Pasquinucci e Luca Versichelli. E anche questo Il mulino. Eh, anche qui torniamo all'euroscetticismo. Torniamo all'euroscetticismo che eh, è stato diciamo, negli ultimi anni uno dei filoni di ricerca maggiormente sviluppati, proprio in ragione del fatto che eh, l'Europa vive e eh, ha vissuto un'innegabile crisi eh, che è precedente chiaramente alla, eh, alla pandemia e quindi tutti questi testi possono essere utili strumenti per interpretare, per avere un quadro più ampio sulla, sulla realtà che d'altronde tutti i giorni viviamo. E questi tre libri che vi consigliamo per conoscere meglio la storia dell'Europa dalle origini a oggi, dalla fine della seconda guerra mondiale ai giorni nostri, per la rubrica Il Libro e la storia. Ricordo poi eh, invece quello che è il quotidiano online dell'università Niccolò Cusano, tag24.it, perché c'è uno spazio che mh, vede eh, interessare direttamente le redazioni della storia oscura per Radio Cusano Campus e di aspasso nel tempo per eh, Cusano Italia TV, cioè l'HD Oggi. Ogni giorno trovate non la lista degli eventi della giornata, ma un fatto approfondito, analizzato. Nel dettaglio selezionato, scelto tra i tanti. Siamo al termine di questa puntata di Aspasso nel Tempo, grazie al professor Silvio Berardi, ci ritroviamo presto. Grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Ricordo, docente di storia dell'integrazione europea qui all'Università Niccolò Cusano, dove è anche ordinario di storia delle relazioni internazionali, grazie al professor Matteo Napolitano. Grazie ancora a voi per l'invito e grazie ai telespettatori. E lo ritroveremo presto anche il docente. Di storia contemporanea, Luri Cusano, ringrazio i due che hanno curato la regia, anzi i tre, un tridente, abbiamo Lorenzo Rocchi, Valentina Piccolo e Samuel Maiolatesi, ma soprattutto ringrazio voi per la cortese attenzione buon proseguimento con i programmi di Cusano Italia TV.